Laser. Buongiorno. Buongiorno. Perché lo fa? Perché è una passione di famiglia. Abbiamo deciso di fare una scelta di famiglia, di fare una cosa bella e gentile che ci facesse stare tutti insieme e ci arricchisse sia da un punto di vista, diciamo, di unità familiare che da un punto di vista anche culturale. E quindi abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Mia figlia e mio marito. L'acca? Sì. E mi servono le mollettine per bloccare qui. Bella. Le boccine piccole, non ci abbiamo niente. Lei perché balla? Perché mi piace tanto la danza in genere, tutti i tipi di danza, e ho scoperto questo tipo di danza che mi ha appassionato tantissimo per la grazia, la gentilezza e la creatività che si nota dentro tutti i vari, le varie danze, il minuetto, la contraddanza, le quadriglie, i valzer hanno tanta grazia, tanta gentilezza che di questi tempi ce ne vuole. Mi ci sono trovata dentro insieme ai miei ragazzi perché ci piaceva questa atmosfera molto bella, pulita, elegante, dove c'è una bellissima condivisione che oltre alle danze, alle figure coreutiche che ci aiuta Nino a fare, che è veramente un maestro eccezionale, oltre che un maestro è proprio un conduttore, cioè un condottiero. E ci aiuta in questo modo, in maniera pulita, carina, e questo ci è piaciuto molto, anche per i miei ragazzi. Io ho due ragazzi di 14 e 15 anni che vengono con me. Inizialmente erano un po' titubanti, invece poi dopo sono entrati in questo percorso in maniera simpatica. E poi è aggregante, e poi c'è la riscoperta del bello, la riscoperta dell'eleganza, del bon ton, che ai ragazzi farebbe benissimo a tutti i ragazzi, perché alcuni assorbono di più, alcuni di meno, però comunque qualcosa rimane di quello che gli viene detto, di quello che vedono nei comportamenti rispetto alle donne, rispetto alle danze, rispetto alla cultura, rispetto a tutto quello che ci viene trasmesso in questo percorso. E io sono molto contenta di partecipare a questa cosa, e mi fa stare bene e stanno bene tutte le persone con le quali condividiamo. Questo è il mio perché. E io pensavo, dico, mamma mia, chissà quando mai potevo vedere tutte queste dame, questi vestiti. Invece è di una semplicità, e di una cosa, non si direbbe, da fuori. E poi quando entri dentro, niente, ti compri l'abito. E quei vestiti ve li comprate? I vestiti li acquistiamo noi, li noleggiamo. C'è chi si cimenta nel farlo da soli, ce li scambiamo, secondo le taglie ovviamente. E il bello è proprio questo, è quello che c'è prima del ballo, tutta questa agitazione, il costume, il vestito, la crinolina, questa crinolina indomabile che non sai mai come piegarla, gira di qua, scappa di là, scappa di su, scappa di giù, è bellissimo. Cioè, diciamo, questa ebbrezza di ritornare nei vestiti delle principesse quando eravamo bambine, però con la consapevolezza, insomma, che dietro c'è uno studio, perché Nino veramente ci lavora tanto, per trascinare i ragazzi, che solitamente sono un po' scettici, diciamo, queste danze, no? Io personalmente, come mamma, le ho detto: prendete tutte queste perle di cultura, di cose nuove per voi, assorbitele tutte, perché questo è oro colato, che voi non sapete neanche da dove viene. E quindi dico: assorbite e trasferite agli altri ragazzi e trascinate gli altri ragazzi. Faccio parte di questo gruppo perché quando mia madre ha scoperto questa iniziativa mi ha convinto molto fin dal primo momento, e inizialmente ho provato per la prima volta, poi ho provato la seconda e piano piano mi sono appassionato. E ogni volta andiamo a fare questi gran balli, ma per la prima volta questa è una nuova esperienza fuori, in cui soggiorniamo anche fuori. E quindi è un'esperienza bellissima. Quindi sei qui con tutta la famiglia? Sì, sì, con sì. La mamma? Sono qui con mia madre e mio fratello. Fratello lui? Ciao. Perché balli?
È un'iniziativa che ho scoperto tramite mia madre, che l'ha scoperta sui social. E inizialmente devo dire che ero un po' più scettico, poi facendo delle prove, partecipando, è stato più coinvolgente. E questa è la prima esperienza che facciamo fuori, tra virgolette, in trasferta. Siamo entrati, diciamo, insieme nel gruppo a settembre. E a settembre scorso? A settembre scorso, siamo proprio nuovi. Sì, è una passione. Ogni volta che si indossa l'abito veniamo catapultati in un'epoca di gentilezza, di garbo, di costante educazione. Siamo il gruppo di Roma, zona San Giovanni. Siete stati chiusi durante il lockdown? Siamo stati chiusi, sì, però diciamo che Nino non ci ha abbandonato, nel senso che facevamo delle videoconferenze via Skype per aggiornarci sugli eventuali sviluppi che ci sarebbero stati per questi eventi, come questo che ci sarà domani e anche oggi qui a Villa Paolina. Ci troviamo seduti sul palcoscenico del teatro di Torre del Lago ed è il Festival Pucciniano. Siamo qui con Nino Graziano Luca, che è il fondatore e direttore della Compagnia Nazionale di Danza Storica, e tra poco si va in scena. Una grande emozione, Sabrina, perché questo è uno dei teatri più prestigiosi al mondo, con un festival che tutto il mondo ci invidia, il Festival Puccini, e l'ambasciatore della grande cultura e delle più profonde emozioni dell'Italia e dell'italianità, a mio modo di vedere, Giacomo Puccini. Ed aver avuto per il secondo anno consecutivo l'opportunità di poter essere coinvolti come Compagnia Nazionale di Danza Storica con lo spettacolo che ci riguarda, l'anno scorso prima della Bohème, quest'anno prima della Madama Butterfly, ritengo che sia qualcosa di straordinariamente gratificante. Come tu sai, io da circa 32 anni faccio il topo della biblioteca in tutto il mondo per recuperare le danze della grande tradizione italiana ed internazionale, dal periodo rinascimentale fino ai primi del Novecento, e questa sera abbiamo pensato di poter riproporre il meglio del nostro spettacolo, facendolo secondo il metodo che abbiamo adottato dai primi di giugno, rispettoso delle norme anti-Covid, quindi senza l'uso delle mani, con lo sguardo predominante, ma attingendo questa metodologia dalla storia, perché se uno pensa ai maestri del Cinquecento, del Seicento, ma in parte anche del Settecento, quando dovevano insegnare le proprie danze ai nobili, dovendo rispettare il lignaggio di queste persone, non potevano toccarne le mani in gran parte dei casi, e quindi si sceglieva o di usare il passaggio del fazzoletto oppure di avere degli sguardi profondi che fossero in alternanza all'uso delle mani che tra di loro avrebbero invece adottato i nobili stessi. Ma come è nata questa tua passione? Come è nato tutto questo? Come ha preso il via e come hai costruito questa magia? E la cosa è nata nel 1989, per essere proprio esatti. Io all'epoca ero a Edimburgo per un mese per motivi di lavoro, in quel periodo della mia vita, avendo provato a misurarmi con varie forme di espressione, ho fatto anche il DJ e l'animatore dei villaggi turistici, e in quel periodo ho trovato una grande passione e divertimento partecipando ad uno stage di Scottish Country Dance e di danze sociali. Mai avrei immaginato che da quel momento fosse nata per me una passione che poi sarebbe diventata anche un'attività, e tornando a Bologna, dove avrei iniziato a frequentare il DAMS, mi ricordo che chiesi a Eugenia Casineropa, che all'epoca era la docente di storia dello spettacolo del DAMS, se potesse darmi delle indicazioni in merito. Ebbene, in quell'istante lei mi diceva che aveva intenzione di far partire un laboratorio proprio lei sulle danze storiche e sociali a Bologna, e dunque mi chiese di poterne fare parte, e come capisci fu ovviamente la mia
mia via, la mia strada, e da lì iniziò questa interazione con altri studiosi, altri anche studenti, non solo studiosi, dell'università, e partì la mia avventura in quella maniera. E poi è diventata prima la mia tesi di laurea, poi la mia tesi di dottorato, e poi è diventata la mia attività con un corpo di ballo di professionisti e un'attività associativa a macchia di leopardo in varie parti d'Italia. Ecco, si ha l'impressione che questa tua passione sia contagiosa, che tu riesca a trasmetterla ai tuoi molti e diversi allievi, diversi per età, diversi come situazione culturale, storica. Ecco, come fai? Guarda, io ho sempre pensato, e lo dico da cristiano, che in questa vita probabilmente vivremo una volta e poi dopo non si sa. E in tutti i miei comportamenti, in tutti i miei ragionamenti quotidiani, cerco di essere me stesso, di essere naturale quanto più è possibile, e ritengo che questa naturalezza, questa spontaneità poi finisca per essere premiata. Cercare di poter dire sempre la verità quando si va alla messa in scena, quando si propongono le coreografie e quando si vivono le relazioni, i rapporti. Questo credo che sia la chiave, in qualche modo, essere se stessi con naturalezza, rispettando tutti e cercando di poter trasmettere quell'entusiasmo per la vita, quella gratitudine che è la via verso la felicità, questa è la mia idea. Molte persone dicono di aderire a questa compagnia, a questi gruppi, a questi corsi, perché cercano un luogo, un mondo di gentilezza, di modi, di maniere che non riescono a trovare nella quotidianità. Questa tua affermazione mi riporta anche alle origini della mia attività nelle danze storiche, perché proprio nel momento in cui io ho abbandonato l'attività del disc jockey e anche delle radio private, che poi in realtà ho ripreso con la radio pubblica, con Radio Rai, mi ricordo proprio che mi colpiva il fatto che ci fosse una certa volgarità dominante intorno a noi. I suoni che sentite intanto sono le prove della Madama Butterfly, che sarà in scena subito dopo noi, lo voglio evidenziare. E dicevo come a quel punto, avendo avuto la fortuna di essere stato, questo grazie a papà e mamma, educato con una attenzione, ma senza essere troppo formali, ma con il rispetto verso il prossimo, questa era l'idea, ho detto perché non creare un microcosmo nel quale condividere anche la passione per la gentilezza e per il garbo. Mai avrei immaginato che potessimo essere in numeri che siamo oggi. Oggi si parla di centinaia di persone in Italia, di migliaia di persone nel mondo, e quello che prima era un microcosmo oggi è un macrocosmo internazionale. Anche perché aderire a questo mondo di danze storiche significa anche costruirsi un'immagine diversa, un abito, un modo nuovo di essere con tutti gli accessori necessari. Ecco, questo pubblico, coloro che partecipano ai tuoi corsi, come affrontano questo aspetto più colorato, se vogliamo? Intanto io approfitto anche del fatto di essere anche uno storico della moda, come sai lo insegno all'università, lo insegno in delle accademie, e ovviamente questo mi aiuta anche nelle mie conversazioni, nei miei convegni, nei miei incontri con loro, perché io oltre a insegnargli le danze o anche i miei rudimenti della messa in scena, ovviamente parlo anche dei costumi, come puoi immaginare. E quindi questo già è una prima cosa. L'altro aspetto è fargli assaporare la gioia di poter fare, come nel passato, una ricerca del costume che ti vuoi realizzare, la scelta dunque del dipinto dal quale attingere, andare a cercare il tessuto, poi ragionare col sarto quali ornamenti scegliere, quali accessori applicare, e tutto questo ci fa riguadagnare un sapore che abbiamo perso, perché oggi andiamo per vetrine e magari ci mettiamo davanti a quella vetrina, immaginiamo come potrebbe starci addosso, poi entriamo, lo proviamo in un camerino, ma la magia finisce lì spesso e volentieri, no? E invece c'è tutto un rituale che nell'Ottocento e anche nei secoli precedenti era la normalità, che gli appassionati della Compagnia Nazionale di Danza Storica hanno ritrovato anche in questa fase di scelta e di realizzazione della propria toeletta. E dopo 32 anni di attività, gli obiettivi da raggiungere, se ci sono, quali sono?
Beh Sabrina, io ho da sempre cercato di immaginare nuovi mondi attraverso la Compagnia Nazionale di Danza Storica. Ad esempio, da un paio di anni questo al quale ci troviamo in questo momento, nel regno della lirica, con il progetto CNDS Incontra la Grande Opera, che ci ha portato in questi anni ad essere allo Sferisterio, ad essere a Taormina Arte, ad essere per l'appunto qui al Puccini Festival da 2 anni. Ecco, questo è un grande progetto perché riporta la danza a quello che capitava fosse nel passato, ad esempio i momenti di intrattenimento negli entr'acte che erano tipici dell'opera nel XIX secolo, e dunque mi piaceva rinverdire questa cosa e siamo gli unici al mondo a farlo. Così come per lungo tempo un corpo di ballo di danzatori professionisti di danza storica, l'unico al mondo, il primo al mondo di soli danzatori professionisti, è stato quello della nostra compagnia. Così come credo che nessuno possa dire che non sia vero, anche il format dei nostri Gran Balli è stato il primo al mondo in assoluto, poi in tanti altri hanno apprezzato lo stile, quindi hanno ripetuto il tutto, e quindi capisce che abbiamo sempre cercato di battere delle strade nuove, e adesso stiamo anche battendo la strada della CNDS contemporanea e della CNDS solidale. CNDS contemporanea è questo progetto di dialogo tra la danza storica e le forme di espressione contemporanea, pittoriche, scultoree, cinematografiche, filmiche in generale, proprio perché ho la sensazione che questo dialogo consenta di poter svecchiare la sensazione che il pubblico può avere del nostro mondo e dall'altra parte dare un contributo di gentilezza e di garbo a certi mondi. E abbiamo avuto anche qui delle esperienze incredibili in questi anni. Siamo stati invitati, ad esempio, da quando ancora Franca Sozzani era in vita, da Vogue Italia a fare il primo gala del Wuso Next a Villa Giulia a Roma. Abbiamo indossato i costumi di Gattinoni mentre la messa in scena prevedeva un DJ, il DJ del Buddha Bar, che mixava i suoni del chill out con il Gattopardo, e noi avevamo gli auricolari. Veramente un'esperienza straordinaria. Abbiamo fatto un'altra cosa con gli attori russi del ciclo di Star Trek, per intenderci, e così via. Quindi, come dire, varie forme d'arte che dialogano, d'arte contemporanea, con la danza storica. E poi ce n'è di essere solidale perché io penso che, essendo noi dei fortunati, abbiamo il bisogno di poter dare al mondo ciò che il mondo ci dà in termini di soddisfazione, di gratificazione. E in questi anni abbiamo sposato tanti progetti, molti anche di povertà italiana. È incredibile a dirsi, ma è la verità. Non possiamo non pensare a quanti, magari per dignità non lo dicono, non lo dimostrano, ma vivono magari con grande misura e sobrietà una grande difficoltà. E allora anche questo tipo di dimensione, creare dei progetti che poi possono aiutare queste persone, ricordiamo che sono persone, non possiamo trattare tutti come se fosse la normalità. Abbiamo anche poi preso alcuni progetti internazionali adottando bambini, come ad esempio a noi di CNDS è successo con Karen Share, che è un'associazione che vede in Alviero Martini, che è un nostro caro amico, lo stilista, un suo testimonial. Abbiamo adottato tanti bambini con i nostri associati e abbiamo fatto un percorso anche in Africa, in Uganda. Ecco, io penso che questi progetti, non come effetto random, non come effetto spot, ma studiati, programmati, noi abbiamo una programmazione triennale, pensa Sabrina, e ogni 3 anni nuovi progetti, e in questa programmazione triennale c'è sempre 1, 2, 3 obiettivi solidali che vanno studiati, pensati, ragionati, finalizzati per aiutare. E non mi era mai successo di poterlo dire con questa forza, però io penso che non vada vista come un'ostentazione, ma come un filone. Probabilmente, sai, se la gente si rende conto che c'è chi fa, forse anche chi non ha mai fatto si rimbocca le maniche e inizia a fare anche lui. E anzi, approfitto di questa cosa per dire grazie ai tanti italiani che hanno un cuore enorme per la solidarietà. Ciò che penso è che, a mio modo di vedere, Compagnia Nazionale di Danza Storica sia proprio un modo di intendere la vita, i valori. E il desiderio che noi abbiamo è quello che il rispetto, il garbo, la relazione reciproca si centri sempre più su un'alterità, in qualche modo, su un entrare in contatto
proprio con l'altro, senza egoismi, senza predominanze. C'è la volontà di far trionfare la cultura del bello. Io non so se noi siamo espressioni del bello, è presuntuoso anche solo pensarlo, secondo me, ma credo che se ciascuno di noi nel proprio ambito, nel proprio lavoro, desse un piccolo contributo, beh, alla fine comunque il bello in generale ne guadagna. Quindi io ciò che penso è che questa è la forza di questa attività, di questo strumento che è la danza storica e di questa realtà che è la Compagnia Nazionale di Danza Storica. E ricordiamoci l'importanza della gratitudine. Gli inglesi dicono the gratitude is the way to happiness, no? E questa è una cosa che mi batte ogni giorno. Quando ero studente universitario e chiudo, mi ricordo, questa potrebbe sembrare una cosa banale, che il mio pensiero prima di andare a dormire era per i clochard, era per coloro che non avevano un tetto. È vero, alcuni lo fanno per scelta, ma molti lo fanno per disperazione. Penso ai tanti papà separati mentre te lo dico, perché è vero che molti uomini sono vergognosamente violenti e non meritano neanche di essere considerati uomini, ma penso anche a tanti uomini separati di oggi che invece vivono una disperazione che non avrebbero mai immaginato magari qualche mese prima, qualche anno prima. E tra i tanti clochard di oggi vedo molti di questi uomini, molti che vivono sulle macchine. A Roma sono molti casi, ne vedo veramente tanti, e non so in altre città italiane, ma credo che sia un aspetto troppo sottaciuto. Ed è una cosa che secondo me sta diventando un problema contemporaneo, sul quale occorrerebbe ragionare. Per la prossima triennalità stiamo ragionando anche su un argomento che tocchi per CNDS Solidale anche questo aspetto.